L'ombra dell'Ndrangheta su politica e pubblica amministrazione, con l'epicentro nel Crotonese. Un sistema clientelare complesso a cavallo di questi mondi che, secondo gli inquirenti, gestiva appalti e anche nomine importanti. E quanto è venuto a galla nella maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Catanzaro. 123 indagati, 41 arresti eseguiti dai ROS. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa al voto di scambio, passando per la corruzione. Una pubblica amministrazione asservita alla organizzazione ndranghetistica, con rapporti diretti con la politica regionale, che aveva ruolo attivo, apicale e dominante dal 2014 al 2020. I nomi sono di peso, indagati l'ex presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio, l'ex vicepresidente allora in quota DS Nicola Adamo, mentre l'ex consigliere regionale eletto con la Margherita Vincenzo Sculco è finito ai domiciliari. Indagati anche l'ex assessore comunale di Crotone Giancarlo Devona, l'attuale sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo e l'ex consigliere regionale Sebi Romeo. Gli inquirenti parlano di un patto stipulato dal leader del Movimento Democratico Vincenzo Sculco con l'allora presidente della regione Oliverio del PD, con il primo che avrebbe garantito un consistente pacchetto di voti al secondo in cambio della candidatura della figlia Flora Sculco al Consiglio regionale. Da qui, secondo le 381 pagine dell'ordinanza, una serie di incarichi e soprattutto appalti a dirigenti e imprenditori di fiducia. E penetrazioni nel comune di Crotone, nella partecipata Crotone Sviluppo e anche nella ASP. E se gli interessi per il termovalorizzatore di Gioia Tauro non si concretizzarono, secondo gli inquirenti, per la gestione dei rifiuti gli imprenditori Gianni, Raffaele e Verenna si sarebbero interfacciati con i vertici della regione per assicurarsi un ruolo di monopolio sollecitando determinate leggi regionali. L'operazione ha visto in campo i carabinieri di Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova, con indagini anche in Germania. Questa indagine è paradigmatica di ciò che oggi rappresenta l'Ndrangheta, del livello di pericolosità che ha raggiunto e delle capacità che ha di gestire con metodi criminali lucrosissime attività di impresa.